Buongiorno, bentrovati. Buona festa degli angeli custodi. Oggi 2 ottobre, a poca distanza dalla festa di Santi Arcangeli, la Chiesa festeggia gli angeli custodi, ricordando che agli angeli sono affidati anzitutto ogni persona, ciascuno di noi ha un angelo custode, ma anche le nazioni e importanti istituzioni. Il Santo Curato d'Ars, per esempio, prima di entrare nella sua parrocchia, si fermò a pregare l'angelo custode di quella parrocchia. Ecco il Vangelo di oggi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono al Signore Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel Regno dei Cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli, perché chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è più grande nel Regno dei Cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti ha motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, anziché con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti ha motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella genna del fuoco. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. I loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Gli angeli custodi dei piccoli. Per accorgerci della presenza dell'angelo custode, anche noi dobbiamo farci piccoli, come insegna Gesù. È solo la piccolezza evangelica che ci rende sensibili alla presenza degli spiriti che ci sono vicini e ci custodiscono. La piccolezza evangelica, la semplicità del cuore. È bene ricordare, per esempio, Santa Gemma Galgani, che addirittura aveva una tale confidenza con suo angelo custode da chiedergli gentilmente di portare le sue lettere al Padre Spirituale. E questo capitava regolarmente. Le lettere, in maniera inspiegabile, venivano recapitate dall'angelo custode. Non è un caso che proprio nell'apparizione di Fatima, le apparizioni dell'angelo, degli angeli, abbiano un ruolo molto importante, e appaiono questi angeli perché testimoni sono questi bambini così piccoli, 6 anni, 7 anni, 9 anni, bambini che sono semplici e accolgono la visita angelica con la semplicità e l'apertura di cuore che solo i piccoli hanno. Chiediamo la grazia di diventare piccoli. Gli angeli si nascondono ai superbi, ma illuminano la via dei miti, degli umili. E stiamo lontani dagli scandali, evitiamo di dare scandalo. La nostra condotta sia pura, senza ira, senza contese, senza corruzione, senza immoralità. Il Signore ci aiuta a camminare sulla via del bene, con purezza di cuore, per essere dei piccoli che amano il Vangelo e che si mettono a servizio dei più piccoli, dei più poveri, dei più indifesi, con la semplicità e l'amore che il Signore ci ha insegnato. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.